Io non faccio appelli a nessuno, io faccio appello al buonsenso e faccio appello a tutti gli altri. Tutti quelli vaccinati, venite a Torino sabato, venite a godervi la città, venite a godervi questa stazione meravigliosa, prendete il treno, scendete a Porta Nuova e vedete che meraviglia di salotto che c'è ad accogliervi, venite in tanti vaccinati, comprate nei negozi, vivete la socialità con la mascherina, con il rispetto delle regole, ma fate vedere che la maggioranza di questo paese è la maggioranza di chi crede nella scienza, nella medicina e nella vita. Ma il ministro Lamorgese è stata molto chiara nel definire che la libertà di pensiero va difesa ed è giusto, sacrosanto per ciascuno sempre dire quello che pensa, ma la libertà sua finisce dove inizia quella degli altri, per cui ben venga che uno manifesti il proprio pensiero. Sono certo che il prefetto, il questore, conoscendo la loro serietà e il loro rigore, sapranno garantire l'equilibrio tra la giusta manifestazione del pensiero e il fatto di non bloccare una città, soprattutto di non danneggiare una città, di non creare un danno economico che sarebbe gravissimo in questo momento. Ci sono negozi che aspettano questo weekend, che può essere da 2 anni a questa parte il weekend per loro più significativo sotto il profilo commerciale. Impedire a costoro di lavorare sarebbe davvero un qualcosa che non è accettabile, non sarebbe accettabile, non è accettabile per me e per la regione. Confido pertanto, ripeto, conoscendo la sensibilità del prefetto, che quanto disposto dal ministro Lamorgese venga attuato con assoluto rigore. Sì, voi sapete che la regione non fa parte del comitato, il comitato raduna le forze dell'ordine, il prefetto, il questore è un rappresentante del comune, naturalmente se saremo invitati parteciperemo e con questo livello di attenzione massimo, per cui chiunque voglia manifestare manifesti, ma non rovini il commercio, la vita, l'economia, la socialità delle altre persone.